Okay, first, yes, thanks for coming and having this opportunity for us to have a discussion that could link together what's happening here in Bologna, in Italy, and the movements that are taking place here, and what's happening in the United States. Grazie per essere venuti e per questa occasione di poter mettere in relazione quello che succede negli Stati Uniti e quello che può succedere, che sta succedendo in Italia. Yeah, today I want to speak about the anti-student loan debt campaigns that are taking place in the United States. Vorrei parlare stasera della campagna non student debt campaign che sta prendendo forma negli Stati Uniti. I said campaigns because there's not only one, there are many. I say campaigns plurale, io non avevo tradotto plurale perché non c'è soltanto una campagna, ma ci sono più campagne su questa questione. So what I'd like to do is to give a very short sketch of the terrain, the territory of this anti-student loan debt campaign, the campaigns that are taking place. Vorrei restituire un breve sketch di quello che è l'ambito in cui si stanno sviluppando queste campagne. Okay, first I need to give you a sense of what's happening with student loan debt in the United States, so you can get a sense of what the struggle is about. Vorrei darvi prima di tutto un'idea di che cos'è il debito studentesco negli Stati Uniti per mostrarvi che cosa è in gioco, quello di cui stiamo parlando. Right now, the outstanding student loan debt in the United States is more than $1 trillion. Il debito attuale del debito studentesco attualmente negli Stati Uniti è mille miliardi. Più di mille miliardi. That's more than all the credit card debt, that's more than all the auto loan debt. Okay. The only form of debt that outpaces it is, of course, mortgage debt. Okay. È un ammontare che è maggiore di tutti i debiti negli Stati Uniti per i contratti con la carta di credito, è maggiore di tutti i debiti contratti per l'acquisto di auto e soltanto le forme di mutuo sulla casa sono quelle che lo... Okay, 37 million U.S. residents have student loan debt. 36 milioni di studenti hanno contratto il debito. And now, when someone graduates from college or university, they have an average of $25,000 of debt, average. La media per ogni studente che finisce il suo percorso di studi è di 25.000 dollari ciascuno, la media. This gives you a sense of the dimensions of the story quantitatively. Questo restituisce un'idea quantitativa di qual è la storia. But there's also a historical dimension that we need to emphasize. Ma c'è anche una dimensione storica che dobbiamo sottolineare. First, this year, for the first time, in graduation, per la prima volta quest'anno, come primo punto, per la prima volta quest'anno, in the graduation ceremony, nel prendere la laurea, nella cerimonia di laurea, all over the United States, in tutti gli Stati Uniti, students came in with a ball and chain. Gli studenti sono andati, c'è questa cerimonia che si svolge negli Stati Uniti al momento della laurea, sono andati con la palla al piede, insomma, la catena con la palla. And outside of their robes, because they have a robe and a cap, right? Invece di avere il cappello e la toga, is the amount of loan that is outstanding for them. Con un cartello che segnalava l'ammontare di debito che avevano contratto. So as they got their diploma, they showed how much it's worth. Quando prendevano il diploma mostravano l'ammontare di debito che avevano contratto. This gives you a sense of where this very popular movement is beginning to bubble. Okay, questo può restituire un'idea di come questo da dove viene questo movimento molto popolare. To the point where even the mass media are having special programs
describing many of the horror stories. Of the what? Of the horror stories of students, of student loan debtors. E anche attraverso i media c'è stato dato grande risalto alle storie degli studenti che avevano contratto il debito. Okay. So there's a lot of anger and indignation now in the United States about student loan debt. E c'è molta rabbia e indignazione in questo momento negli Stati Uniti sul tema del debito studentesco. And where there's anger and indignation, there's also a response, and that can take many different forms. E quando c'è rabbia e indignazione, c'è anche una risposta che sta prendendo differenti forme. Today I'd like to speak about three different organizations, that important organizations, but not the only ones, that are in one way or another countering student loan debt. E vorrei oggi parlare di tre importanti organizzazioni che in un modo o nell'altro hanno a che fare con si stanno, si stanno opponendo al debito studentesco. Sono tre, ma non sono le uniche tre. The first one is Student Loan Justice. That was formed in 2005 at a time when the Congress had just passed a bill that made it impossible for student loan debtors to discharge their debt with bankruptcy. La prima di queste organizzazioni è la Student Loan Justice, che è nata nel 2005, esattamente quando il Congresso americano aveva dato corso ad una legge che rendeva impossibile per gli studenti che avevano contratto il debito di fare bancarotta, perché dovete sapere che negli Stati Uniti anche non soltanto le imprese, ma anche i singoli individui possono fare bancarotta. Ecco, fino al 2005 anche gli studenti potevano farlo, dal 2005 in poi questo non è stato più possibile. Okay. The aim of this organization is not to refuse student debt, but to make it consumer debt, that is, make education a commodity that you borrow money to get the way you borrow money to get an automobile. Okay, l'obiettivo di questa organizzazione non è di rifiutare il debito studentesco, ma di fare della formazione una merce e dunque rendere possibile la mercificazione di questo debito. Diritto del consumatore. Come? Come un diritto del consumatore. Okay. This organization, in effect, begins to have the outlines of a neoliberal philosophy that says, yes, education is a commodity, but we ought to have a fair relationship with those who are selling that commodity. Il contesto dentro cui questa organizzazione si muove è un contesto di tipo neoliberista che dice l'istruzione è una merce. Ok, è una merce e dobbiamo vedere come ridurre il danno, se così possiamo dire. E dobbiamo avere il diritto che hanno gli altri consumatori. Okay. Cioè quando il nostro debito eccede, poter fare bancarotta, quindi non rifiuta il debito. Okay. Ma okay. This organization took as its object the U.S. Congress, okay, and has been lobbying the Congress to pass laws that would make student loan debt exactly like consumer debt of all sorts. L'obiettivo di questa organizzazione dunque è di fare un lavoro di lobbying all'interno del Congresso americano perché il debito studentesco possa essere messo alla pari delle altre forme di debito che possono essere negoziate in banca. Okay. The second organization that I want to bring up is the Forgive Student Loan Debt to Stimulate the Economy. It's a long word. Okay. La seconda organizzazione di cui voglio parlare è Forgive the Student Loan Debt
to stimulate the economy. Per stimolare l'economia, to stimulate the economy. Forgive, don't forget. This organization was formed in 2009, okay, in the middle of the financial crisis and the crash on Wall Street and around the world that we all remember. And questa organizzazione è nata nel 2009 nel momento in cui partiva la crisi finanziaria e Wall Street stava attraversando il suo momento di maggiore crisi. And the argument of this organization was if student debt, loan debt was basically paid for by the US government, it would release the funds of all the student loan debtors to be able to use their money to buy commodities in the real economy. E il discorso che questa organizzazione fa è che se il congresso americano ripagasse il debito studentesco, gli studenti indebitati, soprattutto quelli che si sono indebitati negli anni precedenti, avrebbero a disposizione dei soldi da spendere nell'acquisto di merci, quindi far ripartire l'economia in qualche modo. Okay. This was clearly a very self-proclaimed neo-Keynesian view of how the US economy gets out of its recession. Era appunto una autoproclamazione di un modello neo-keynesiano che proponeva come uscire dalla crisi attraverso i consumi, quindi dalla crisi attuale. But in a way both the student loan justice campaigns as well as the Forgive Student Loan Debt campaigns, of which, by the way, hundreds of thousands of people have supported by signing various petitions and so on. Nonostante queste caratteristiche, entrambe le associazioni hanno raggiunto un elevato numero di sostenitori. Both these organizations do not question the debt itself. Entrambe queste organizzazioni non si pongono in modo critico contro il debito come debito studentesco in sé. Even though these organizations recognize that one of the most important obstacles to getting this campaign to succeed is the shame, the guilt, the anxiety that debtors have towards their debts. Ed entrambe queste campagne riconoscono come un momento di blocco dello sviluppo della campagna stessa nella dimensione morale che si dà intorno al debito, nella vergogna per essere indebitati. Yes. Lo individuo come un momento di blocco dello sviluppo di questa campagna. Yes, and the suggestion that one ought not pay one's debts is taken as a violation of your moral principles. Dunque, lo considerano il non pagare il debito come la violazione di una legge, come una cosa, diciamo, fuori dalla legalità. Okay, so both these organizations that I mentioned, both the kind of neoliberal commodity one and the neo-Keynesian forgive the debts, basically looking at this moral aspect, in effect are saying that debt should be paid, but there are certain circumstances in which it's wiser for the government to, in effect, pay the debt for you. Okay.
sia il modello neoliberista di mercificazione della formazione, sia il modello neo-keynesiano basato sui consumi che queste due organizzazioni stanno portando avanti, insistono sulla dimensione morale e quindi insistono perché il debito venga pagato. La loro opzione sta nella presa in carico da parte dello Stato di questo debito. Ok. This is an area that I hadn't thought about after many, many years of being involved in political struggle. What is involved in organizing a debtors' movement? Okay. In tanti anni di politica e di organizzazione dei movimenti non avevo mai pensato come organizzare un movimento di indebitati. Most of my political work revolved around the wage in one form or another. Il mio impegno politico in un modo o nell'altro aveva avuto a che fare con le politiche sul salario. And I never had to think about the moral aspect of the wage struggle that we were involved in. E non avevo mai pensato alla dimensione morale delle lotte sul salario dentro le quali sono stato impegnato. So when in 2011 in the context of the Occupy movement, e quando all'interno del 2011 dentro il movimento Occupy, another conception of a debtors' movement developed. Un'altra idea di movimento di indebitati si è sviluppata. That has as its roots the Occupy movement that Silvia spoke about. Dentro quelle radici del movimento Occupy di cui ha parlato Silvia. I felt liberated myself. Mi sono sentito liberato. Because this movement that began to take shape, which is called Occupy Student Debt Campaign. Questo movimento che ha preso forma dentro l'idea di Occupy Student Debt Campaign. Took a very different approach to the question of the student loan debt. Ha un approccio completamente differente rispetto alla questione del debito studentesco. It said that the debt itself was unacceptable. Il punto è il debito in sé è inaccettabile. It was odious. È odioso. And by odious it means it was illegitimate from the beginning. È odioso vuol dire che è illegittimo proprio di sé, sin dall'inizio, dal principio. I was one of the first converts to this movement. È uno dei primi che si è convertito a questo movimento. But the first time I went out to speak in public for this new campaign that would basically do the following: say, have people pledge that they will not pay their student loan debts if a million other people also agree not to pay their debts. Okay, è la prima volta che mi sono trovato a parlare in pubblico su questo argomento, quello che ho detto è che se qualcuno non paga il debito devono essere in tanti a farlo. Yes, so what happened was that the first time I came out to speak in Zuccotti Park. La prima volta che ho parlato di questo in Zuccotti Park. After I made my presentation, the first question that came out was, I would be ashamed if I didn't pay my debt, even if I can't pay my debt. Dopo il suo intervento dentro Zuccotti Park, la prima domanda che è venuta fuori era io provo vergogna anche se non posso pagare il debito. So much of the work of our campaign, we now realized, was a sort of psychotherapeutic work. So all'interno di questa campagna abbiamo realizzato che c'era una sorta di lavoro di psicoterapia da portare avanti. As I said, this is new to me, maybe not to other comrades here. C'è qualcosa che è nuovo per me, forse non per tutti i compagni qui, ma per me è stato nuovo. And I know that some of my comrades, when they hear me now, say, what are you doing, George? Why aren't you out there? You don't have to justify anything. Well, I don't have to justify anything.
But many who are debtors are confronting, we must deal with them and where they are. E il fatto è che rispetto al debito non ci sarebbe niente da giustificare, Giorgio non ha niente da giustificare, ma quello che bisogna fare, il lavoro che stanno facendo è di trovare una forma di giustificazione rispetto alla questione del debito, alla vergogna che si connessa, che si prova. So the Occupy student debt campaign, which operates in the context of the Occupy Wall Street movement, yeah. This campaign is basically moving around, sending the message around the country, the U.S., to begin a process of organizing for a debtor strike. Ecco, quello che sta facendo questa campagna all'interno del più ampio movimento Occupy è quello di mandare un messaggio all'interno delle diverse occupazioni negli Stati Uniti per costruire una campagna più larga, uno sciopero dei debitori, il rifiuto del debito. And one thing that it sounds like getting a million people to agree to this is... Sembra che ci sia la possibilità che oltre un milione di persone possa aderire a questa cosa. I think you have to explain, cioè, posso dire? Sì, no, certo. Allora, che questa campagna ha adottato una specie di strategia, che è quello di dire che chi... Io non pago, chi si unisce a questo movimento, a questa campagna, praticamente fa una dichiarazione che dice io non pago, rifiuto di pagare il mio debito, non lo rifiuto, non lo pagherò quando un altro milione di persone come me non lo pagherà. E questo è stato deciso in parte per proteggere legalmente, perché tanta gente aveva paura a dire io di unirsi a un movimento che esplicitamente si rifiutava di pagare, che diceva non paghiamo, quindi questa era una copertura legale, e l'altra era anche perché il momento del rifiuto fosse un momento organizzativo, allora se io rifiuto di pagare mi impegno anche a raccogliere, a far sì che altre persone con me si aggregano. Yes. And I'm explaining the pledge. Okay. Very good, very important. It sounds like getting a million people to respond to this pledge it will be a difficult task, and it is. However, one thing is very important to recognize that in terms of this terrain, that the other side is very volatile. Sembra molto difficile che un milione di persone possano aderire a questo meccanismo, ma la posta in palio è molto alta. Che l'antagonista è molto fragile. Ah, certo, dall'altra parte, chissà, dall'altra parte è molto If fragile. There's even a 5% chance that a million will be Se c'è una possibilità del 5% che questo milione può avere, begins to undermine the profitability and the attractiveness of the bonds that are being sold on the basis of student loan debt. Metterà in discussione lo stesso meccanismo di funzionamento del debito più complessivamente. So, my friends, this campaign is still new. It's part of this movement that is refusing the debt, refusing to pay for a commodity that is not a commodity. La campagna è nuova, ma c'è già una grande percentuale di persone dentro il movimento che si rifiuta di pagare per una merce che non è una merce. And I'm looking forward to having a discussion with all of you here about relationships, common thoughts and common capacities that we can develop, because this is not an issue only for the United States, and I think Malav is going to bring up the connection between this story of student loan debt and the important struggle that's taking place now in Montreal. Quindi quello che l'obiettivo della discussione di oggi è quello di discutere, di scambiare commenti, pensieri, idee su questa questione del debito, che non è una questione che riguarda solamente gli Stati Uniti, ma è una questione che riguarda in termini più generali tutti quanti, e come Malav discuterà a breve, in particolare ha avuto una declinazione particolarmente interessante nell'esperienza del Quebec, nella recente esperienza di questa discussione.